Benvenuti a Fabi Risponde, la rubrica curata dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani che si occupa di dare risposte ai quesiti dei lavoratori bancari sulle regole e sulle leggi del settore. Parliamo oggi delle criptovalute e delle nuove disposizioni in materia. Anzitutto, cosa sono le criptovalute e qual è la dimensione del fenomeno in Europa? Le cosiddette valute virtuali, secondo la definizione del decreto legislativo 90/2017, sono rappresentazioni digitali di valore utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Esse non vanno confuse con i tradizionali strumenti di pagamento elettronici e sono quindi da considerare un bene speculativo altamente rischioso. Le criptovalute si distinguono a seconda del fatto che siano totalmente, parzialmente o per nulla convertibili con moneta tradizionale. In Europa occidentale, nel 2021, il comparto è arrivato a 46,3 miliardi di scambi solo tra investitori istituzionali e si stima che nei prossimi anni le criptovalute rappresenteranno il 10% delle transazioni. Quali sono i principali rischi a cui si va incontro nell'utilizzo delle criptovalute? L'assenza di una regolamentazione contrattuale e di obblighi informativi rende difficile provare in giudizio di aver subito un danno ingiusto. In caso di condotta fraudolenta o cessazione delle attività delle piattaforme di scambio, non sono previsti sistemi di tutela dei depositi. Il valore delle criptovalute è caratterizzato da una grande volatilità, rispetto alla quale non vi è un'autorità centrale in grado di stabilizzarne i prezzi, e ciò comporta, in alcuni casi, perdite di rilevante gravità. Infine, le valute digitali possono essere utilizzate per finanziare attività criminali come il riciclaggio di denaro, grazie anche al fatto che le parti coinvolte possono mantenere l'anonimato. Quali sono le normative in materia di criptovalute attualmente vigenti? Quello delle criptovalute è un settore che per lungo tempo ha goduto di una vera e propria deregolamentazione, a cui l'Italia ha cercato di sopperire dapprima adeguandosi alle direttive europee sull'antiriciclaggio e di recente con il decreto del MEF del 13 gennaio 2022, con cui è stato istituito un registro a cui dovrà obbligatoriamente iscriversi chi opera come intermediario di criptovalute. Come funzionerà questo registro? I prestatori di servizio di portafoglio digitale dovranno registrarsi nell'anagrafe delle criptovalute, inviare trimestralmente al MEF i dati personali dei cittadini che operano sulle loro piattaforme con indicazione delle operazioni effettuate sul territorio italiano. Il registro sarà gestito dall'OAM, organismo degli agenti e dei mediatori creditizi, che dovrà anche collaborare con le autorità italiane fornendo a richiesta ogni informazione e documentazione detenuta. L'OAM fungerà da organo di controllo e conserverà il registro per un periodo di 10 anni. I gestori che operano nel nostro paese e che non si adegueranno rischieranno sanzioni fino all'oscuramento del sito.